Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Diddy, che vuole che parli del film del 2000 di Stephen Frears con John Cusack, Todd Lewis e Jack Black nelle parti principali, ovvero Alta Fedeltà, tratto dal libro omonimo di Nick Hornby, scrittore inglese famosissimo, da questo lo tratta About a Boy e tanti altri film. Questo è una delle commedie romantiche più belle, secondo me, degli anni 2000, una riuscitissima commedia. Naturalmente il libro era ambientato a Londra, qui invece ci spostiamo a Chicago, dove vengono raccontate le storie dei quattro fallimenti sentimentali del proprietario di un negozio di dischi, di vinili, Rob Gordon, proprietario appunto di questo Championship Vinyl, che gestisce insieme a due fuori di testa, ovvero Barry, interpretato alla stragrande da Jack Black, e appunto Dick, interpretato da Todd Lewis. E il film poi narra la storia dei nostri, che passano il tempo a fare le top 5 delle migliori canzoni pop, rock di ogni genere, un negozio che è più quasi una chiesa, ecco, una specie di santuario della musica rock e pop. Le scene divertenti sono tantissime, e quello che fa la base del film è proprio appunto la storia del nostro, che non riesce a capire come mai le sue quattro ex fidanzate lo abbiano lasciato, compresa l'ultima, e quindi a ritroso cerca di rincontrare e di capire che cosa ha sbagliato. Il film poi di lì parte tutto, fino al finale e tutto il resto. Un film molto interessante. Stephen Frears, come al solito, dirige benissimo, regista veramente enorme e inglese, che sa veramente il fatto suo. Nonostante si sia trasportato poi da Chicago, da Londra a Chicago, l'ambiente non si è perso molto, perché i nostri sono scritti molto bene dalla sceneggiatura e sono stati diciamo così adattati bene dal romanzo di Hornby. John Cusack è bravissimo, è mostruoso in questo ruolo, veramente sembra calzargli a pennello quando parla e sfonda la quarta parete e parla con noi, insomma, quando si rende conto del perché è stato mollato. Poi produrrà il disco di Jack Black, grandissimo all'interno del film, spiccava già come personalità enorme, ma ripeto, funziona tantissimo tutto, il montaggio, la fotografia, è tutto molto bello, molto realistico nel suo essere così filmico. Cameo a fare se stesso del grande Bruce Springsteen, è un film, insomma, che vive di amore, di sentimento, ma anche di rabbia in un certo senso, di amore anche per la musica, non solo per le donne. Un film a tratti eccezionale e geniale, che naturalmente ha dalla sua anche una colonna sonora strepitosa, che passa da Elvis Costello fino a Velvet Underground, per Marvin Gaye, passando per gli Stereolab, i Royal Tracks, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, ma una grande colonna sonora. E ripeto, il ritmo è quello giusto, il montaggio è fantastico, le battute vanno tutte a segno, è uno di quei classici bellissimi film che sono andati abbastanza a scomparire, ed è un vero peccato. John Cusack è finito in produzioni minori, ma continua a recitare bene. Qui però dava veramente il meglio di sé, è finalmente un film, comunque anche all'epoca, che riconciliava con un certo tipo di commedia, senza volgarità, ma con le giuste volgarità messe al giusto punto, con una sceneggiatura di dialoghi ottimi, senza effetti speciali o chissà che cazzo possa essere così bello per gli occhi, se non una storia così raccontata in maniera fluida, dove la narrazione non sfugge mai di mano e dove tutti i mezzi cinematografici sono usati alla grande. Qua sotto metterò il link se c'è del DVD, un film che ho visto al cinema, che ho rivisto 3000 volte in VHS, se passa lo riguardo sempre, se c'è qui il link me lo compro anch'io. Donate su Patreon, iscrivetevi al canale, mettete piace, fate tutto il cazzo che vi pare, ma se siete amanti della musica, se siete amanti delle belle commedie sentimentali, se siete amanti delle commedie, se siete amanti del bel cinema indipendente americano, anche se la produzione è abbastanza altina, questo è il film che assolutamente fa per voi. Di sicuro è il film che fa per me, perché è pieno di bella musica, di attori in forma, di una regia che sembra quasi non esistere, invece che domina praticamente il film e che gli dona appunto quest'aura incredibilmente riuscita, perché questo è veramente un film da non farsi sfuggire, Alta Fedeltà del 2000 di Stephen Frears.